Saluti a tutto il giardino. Benvenuti su Illogical Garden. Cringe. Gigi jingle! Oggi abbiamo deciso di continuare la nostra bellissima rubrica sui rattini. Vi faremo vedere 10 oggetti indispensabili se si vogliono avere dei rattini. Quando si decide di avere un animale domestico, sarebbe opportuno fare delle piccole ricerche su cosa acquistare, cosa avere già quando l'animale viene portato nella nuova casa. Abbiamo deciso di fare questo video per tutte le persone che progettano di adottare dei ratti, anche perché ricordiamolo, mai un ratto da solo. Ho sempre almeno due ratti perché loro amano fare colonia. Più sono e meglio stanno. Quindi secondo me anche tre. Sì, o fate come l'Ilaria, 26 fate prima. Non è vero, sono solo 6. Poi vuoi che ne lasciamo la qualcuno, poverini? Quindi, prima di iniziare con il vero succo di questo video, ci teniamo a ringraziare i nuovi iscritti. Cari nuovi iscritti, condividete questi video e invitate altri amici, così abbiamo altri nuovi iscritti da ringraziare al prossimo video. Cioè, funziona così, no? Insomma. Sì. Bando alle ciance, iniziamo col primo oggetto. Ta-da! Le salviette. Sono indispensabili, visto che la pipì del ratto è piena di ammoniaca. Ah, ok, di puzza, anche di puzza. Ma anche di ammoniaca. Ovviamente salviettine apposite, alcol free, senza profumo, non antipulci. Più delicate sono, meglio è. Noi alla sera li prendiamo uno per uno e sanno benissimo cosa sta per succedere. Prendiamo una salviettina e li passiamo tutti, dopodiché diamo loro un premietto. E la buonanotte. Secondo oggetto. Altamente indispensabile. L'angoliera. I ratti da piccoli all'interno della gabbia o del loro habitat fanno pipì e popò dappertutto. Crescendo man mano selezionano un loro angolino. Ovviamente più ratti ci sono, più angolini ci sono, più angoliere ci servono. Questo significa che l'angoliera, quindi questo aggeggio qua, non possiamo decidere noi dove va messa. Bisogna curare i nostri ratti, capire dove la vogliono fare, infilarci l'angoliera. Per aiutarli a fare quantomeno la pipì all'interno dell'angoliera si può mettere quello che noi chiamiamo il sasso piscio. In pratica deve essere un sasso tondo e piatto, quindi una cosa del genere, che mettiamo sul fondo dell'angoliera, i ratti vengono attirati a farci la pipì sopra perché si impregna di odore, di urina degli altri ratti. Ora questo funziona bene per le nostre ragazze, direi che non abbiamo problemi, un pochino meno per i nostri uomini che sinceramente non è che sempre mirano il sasso piscio. Visto che lei vi ha parlato di angoliere, Fluffy! Questo è il Fluffy, verde perché il giardino è verde, serve da mettere nell'angoliera, in mezzo si mette il famosissimo sasso piscio e in teoria dovrebbe assorbire la pipì. A noi piace questo qua che è cellulosa. Questa è la marca che piace a noi. C'è di tantissimi colori in realtà. Ma noi scegliete piace il colore in base a un vostro colore preferito, perché la coda dei vostri ratti prenderà quel colore. Esatto. Ne abbiamo provati di vario tipo, ma quello che ci piace di più proprio per la sua assorbenza e per il fatto che è naturale è appunto questo bellissimo Fluffy, e ripeto, verde. Un altro oggetto indispensabile per l'arredamento del nostro habitat ratto è lo Sputnik. Qui vi mettiamo lo Sputnik normale, ma per un ratto adulto o per più ratti adulti, anche se di dimensioni ridotte, è più adatto lo Sputnik XL, che è grande circa il doppio. All'interno della nostra gabbia è quello grigio e nero. Gli Sputnik vengono amati in tutte le salse dai nostri ratti, si possono appoggiare sul fondo della gabbia e loro pascolano all'interno, oppure, cosa preferita dai nostri, si possono appendere grazie a questi gancetti comodissimi alle sbarre superiori della gabbia e loro li utilizzano come nidi. Naturalmente voi potete comprare uno Sputnik per ogni ratto, ma loro si ammasseranno sempre nello stesso, uno sopra l'altro. Tra tutte le cose, diciamo, di arredamento, questa è la più
amata dai nostri ed è anche la più facile da pulire, di plastica, quindi una passata con l'acqua ed è come nuova. Lo Sputnik viene molto facilmente rosicchiato, però non hanno neanche un prezzo così elevato da non giustificare il cambiarli regolarmente, ecco. Rimanendo sempre in tema nanna, vi faccio vedere degli altri oggettini da loro molto amati. Queste qui sono due cuccette che si appoggiano sul fondo, loro ci vanno sopra, ci fanno sopra. Sono lavabili, sono comode perché lavabili, esatto, in lavatrice a 2 milioni di gradi, di modo che il tutto viene sterilizzato e disinfettato e torna al, diciamo, allo stato normale. Questi qua si possono anche mettere sul fondo degli Sputnik, so questo è piccolino, però sul fondo degli Sputnik per fare da nanna comoda. Poi ci sono queste belle amacchine e vanno appese sulla parte superiore della gabbia, loro ci si mettono dentro ovviamente in 25 su un'amaca e fanno la nanna. E oltre a fare la nanna fanno una cosa bellissima. Ricamano! Oh, questa è il cadavere. Tipo 2 mesi dopo, una cosa che vorremmo consigliarvi proprio di cuore e di portafoglio: non spendete soldi in questi oggettini super costosi o di marca, perché tanto questa è la fine che fanno, il loro destino è segnato. Sempre in tema nanna, questa bananina in cui loro ci si possono mettere dentro e dormire, questa è un po' piccolina, diciamo che ce ne sta uno di ratto, poi si aggancia anche lei sulla parte superiore della gabbia e fa tipo da è comoda per nasconderci il cibo, perché ci ficcano il cibo e poi se ne vanno. È piaciuta tanto perché è facile da mangiare, da fare a pezzi. Ne abbiamo già sacrificata una, questa è la seconda. E un'altra cosa fondamentale, il cibo. Allora, le ciotoline ve le consigliamo assolutamente di ceramica o comunque quelle ciotole antiribaltamento che di solito sono per cavi o conigli, ma vanno benissimo, perché con i loro dentini e le loro zampettine acchiappano le ciotole di plastica leggere e se ne vanno in giro spargendo cibo ovunque. Ha quasi ucciso anche me. Spargendo il loro cibo ovunque, quindi ciotole pesanti. Dentro alle ciotole chiaramente ci va il mangime. Quelli sono i vizi, però non andrebbe insieme al mangime. Va lo stesso insieme al mangime della zia Jessica. E il miglior cibo per ratti per quanto riguarda il croccantino già pronto è il Complete della Selective. Questo è il più amato dai rattari di tutta Italia. E si trova tra l'altro su Amazon. È comodissimo perché lo ordini la sera, la mattina ce l'hai già a casa. Il principale alimento sempre dentro la gabbia è lui. Poi ogni tanto lo alterniamo con lui. L'abbiamo comprato sul nostro amatissimo Zooplus, è sempre un crocchino completo con delle ottime recensioni e quindi abbiamo deciso di provarlo, mi sembra che comunque apprezzano. Sì. Quindi da alternare un pochino, perché come tutti umani e animali ogni tanto amano variare e quindi diciamo che le alterniamo un pochino. Questo invece è un vizio che gli ha dato la zia Jessica, insieme o in aggiunta alle pappine classiche, ed è della meravigliosa frutta e verdura disidratata. Che loro amano alla follia. Infatti quando la zia Jessica mette dentro la mano, scavano finché gli rivelo il contenuto. Ed è quello che vanno a nascondere nella banana, esatto, tra l'altro. I ratti sono onnivori, c'è una lista di alimenti da non dare assolutamente ai nostri ratti. Ovviamente vi linkiamo questa lista nell'info box, così che voi possiate informarvi prima ancora di avere a casa i vostri rattini. Per il resto sono ghiotti di verdura, di frutta, mangiano le uova sode. Io ho provato a dargliele anche chiuse come consigliato nei vari siti, con il guscio, ma guardano l'uovo, lo fissano, come dire, quindi ce lo apri, lo lasci lì, per cui glielo spacco io un pezzettino e poi loro proseguono. Mangiano ogni tanto dei piccoli pezzettini di formaggio stagionato, quindi tipo del grano, ma proprio per sfizio. Ovviamente, come in tutti i pasti, se c'è cibo c'è anche il da bere e quindi c'è il beverino, che noi consigliamo da mezzo litro, così che i rattini possono avere una bella riserva d'acqua, perché soprattutto nel periodo caldo bevono tantissimo, e la consigliamo in una bottiglietta trasparente perché almeno potete vedere se viene verde, che fa... Sì, se l'interno della bottiglia si sporca, esatto, più che altro. Per tenere pulito il beverino
come faccio per i conigli, utilizzo un lava biberon per neonati. Quindi è l'unico oggetto per neonati che io abbia mai comprato ed è molto utile per i beverini. L'acqua rimane sempre pulita in questo modo soprattutto. Quando sono piccolini non sempre bevono da questo beverino, quindi controllate che vadano a bere effettivamente e non lasciateli morire di sete, i poveri ragazzini. In caso magari lasciate dentro anche una ciotolina che poi pian piano potete togliere quando siete sicuri che utilizzino il beverino. L'unica cosa è che con la ciotolina d'acqua dentro la gabbia state tranquilli che fanno casino, perché... Poi immaginate l'insieme di acqua, fluffy, cibo, cacca, cacca, pipì. Meraviglioso. Meraviglioso, potete usarla come maschera facciale alla sera con le migliori proprietà che... Non abbiamo mai provato. Ma neanche ci provo. Altro oggetto super importante, è necessario avere un trasportino. Il trasportino serve più che altro nel momento in cui A, dobbiamo pulire la nostra gabbia e non sappiamo dove mettere i nostri ratti perché non stanno fermi, cioè mettetevelo in testa. E secondariamente, forse la cosa più importante, per le visite dal veterinario. Consigliatissimo, cosa in cui noi orgogliosamente possiamo dire di essere state bravissime, abituarli all'entrata nel trasportino già da piccolini. Le nostre ragazze specialmente, appena vedono il trasportino, ci entrano. Fate trovare nel trasportino all'inizio dei semini, la fruttina della zia Jessica, qualcosa del genere, in modo che loro siano invogliate o invogliati ad entrarvi. Magari all'inizio non chiudeteli subito dentro, lasciate che esplorino il trasportino, poi pian piano le abituate a chiudere lo sportellino. Noi utilizziamo questo qui nonostante sia probabilmente più semplice da rosicchiare rispetto ad un trasportino di plastica, perché le nostre ragazze innanzitutto non vengono lasciate lì dentro per tanto tempo e poi non hanno mai provato a rosicchiarlo minimamente. Ci sono dei trasportini da roditori molto più indicati, di plastica o comunque di materiale più solido. Dal veterinario ci dovrete andare ed è necessario poterli trasportare in sicurezza e soprattutto comodamente. Non stiamo andando a caccia e pesca, anche se potrebbe sembrare. Questi sono due giochini che noi usiamo per far svagare ogni tanto i nostri amici rattini. Questo è un giochino, anche questo, che abbiamo trovato e scoperto e consigliato da tutti. Così mi senti? Io vi giuro che non ha bevuto, Questo è un gioco per i gatti che noi utilizziamo per i ratti, ovviamente per uccidere la Jessica. L'idea sarebbe di giocare con le penne e con i peluche. In realtà preferiscono morsicare il bastoncino, però vabbè, cioè ognuno gioca un po' come vuole. Ed ecco perché è arrivato il rotolo dello Scottex, così loro possono rosicchiarlo. Questo è il loro preferito. Di varie misure, che sia della carta igienica, dello Scottex, dei rotoli della carta grossa, qualsiasi sia il tipo, loro lo amano. Sì, perché innanzitutto cercano di infilarcisi e poi lo rosicchiano. Diciamo che in questo ci stanno. Rischiate che in quello della carta igienica trovate il topo che corre con dentro la testa nel rotolino di carta. Soprattutto il nostro gas che è molto ben piazzato. Chiaramente i ratti hanno bisogno anche di aggeggini di questo tipo perché giocano molto. È vero anche che vivendo tutti insieme giocano tanto tra di loro, però qualche giochettino non fa mai male. Tra i vari giochi barra arredamento che abbiamo acquistato e che si possono trovare a pochissimo, qualcuno l'ha già notato nei video precedenti sui rattini, ci sono quei porta sciarpe dell'IKEA, tipo dei piccoli hula hoop, uno in fila all'altro, e a loro piacciono un sacco perché ci si infilano dentro, sopra e sotto, e forse il costo è di tipo 3 euro. Sì. Ovviamente il filo se lo mangiano, è inutile che stiamo qui a raccontarvelo, però è un altro prodotto, un altro oggetto che può essere facilmente sostituito senza una spesa eccessiva. Questi oggettini vanno messi tutti all'interno di un qualcosa, e quel qualcosa è una gabbia. E anche qua ci sono dei diversi tipi, dimensioni, anche in prezzi anche in base a quanti rattini voi avete nella vostra colonia.
Ci sono però delle dimensioni minime da rispettare. Le dimensioni minime per una coppia di ratti, per una gabbia, sono 80x50x50. Nelle varie gabbie ci sono in genere le indicazioni su quanti ratti possono vivere all'interno della suddetta gabbia. La nostra, se non ricordo male, era 20 più. Abbiamo comunque deciso di prendere una gabbia piuttosto abbondante, innanzitutto perché ci serviamo spesso da Zooplus e avevamo un ottimo sconto, per cui abbiamo pagato una gabbia gigante quanto una gabbia di medie dimensioni. Inoltre, visto che comunque passano parecchie ore all'interno della gabbia, è meglio che abbiano i loro spazi, che abbiano la possibilità di muoversi senza essere accatastati l'uno sopra l'altro. Noi consigliamo una gabbia con delle aperture a mo' di finestra, tutta la porta, per una comodità a livello di pulizia. Questa qua che abbiamo noi ha dei piani grossi che sono estraibili, quindi si possono tranquillamente lavare con una doccetta e poi riporre dentro. La nostra gabbia è la Sweet Royale 95 della Savic, che appunto è stata secondo me ad oggi un'ottima scelta. Vi linkiamo qui sopra il video del montaggio. Non vi aspettate che noi siamo i mastro Ikea che vi fa vedere precisamente come si monta. Però se Però volete, vi dà un'idea. Divertirvi, guardate il video. E soprattutto vi dà un'idea di quanto sia difficile montarla. Ma non demordete da ciò e prendetela lo stesso, perché vi ripaga dopo tutta la fatica che avete fatto. Se posso dire un lato negativo di questa gabbia è che, avendo quattro femmine che sono delle benule, l'apertura grande non aiuta molto nel reinserimento nella gabbia. Però c'è anche da dire che le nostre sono molto brave, nel senso che basta battere le mani e loro rientrano, quindi anche qua si tratta solo di abituarle. Ovvio, una apertura piccolina almeno per estrarre solo i rattini sarebbe stata più comoda, però visto che comunque sono animali molto intelligenti e come tutti gli altri si possono educare, insegnargli a rientrare con qualche comando. Tranne a Pan. Pan non rientra. Pan rientra solo col cibo. Gabbia spoglia non ci piace, ci possiamo mettere all'interno tantissimi oggetti, più è piena più loro sono contenti, loro devono avere mille nascondigli nella quale infilarsi. La nostra gabbia ha anche questa ottima particolarità: il piano sopra può essere isolato dal piano sotto. Questo può essere ottimo e utile nel momento in cui uno dei nostri ratti fosse malato, operato o comunque avesse qualcosa, problema per cui debba essere isolato in qualche modo. Diciamo che lo mandiamo in suite perché ha un piano tutto per lui che può contenere fino a 10 ratti e ce l'ha per lui. Ed è per quello che si chiama Suite Royale 95. Esatto. Tutto quello che vedete lo acquistiamo sul nostro adoratissimo Zooplus, il nostro sito di fiducia per quanto riguarda i rattini, ma anche per gli altri animali che abbiamo. Io vorrei specificare che Zooplus non ci paga e questa non è una collaborazione, però come sempre, cioè, se vuoi Zooplus noi siamo qui. Anche perché vi amiamo comunque anche se non fate la collaborazione con noi. Solo il Selective non è fornito da Zooplus e quindi lo acquistiamo su Amazon. Ora, da questo casino sulla scrivania è tutto. Vi ringraziamo come sempre per averci seguito, un mi piace sempre gradito. Minchia, ma tocca la riva, cioè, bella zia. Se avete idee, consigli o anche domande da farci, noi siamo qui. Ovviamente non siamo degli esperti, non siamo dei veterinari, quindi aspettatevi una risposta che si basa sulla nostra esperienza o comunque sui consigli del nostro veterinario di fiducia e non su una nostra presunzione di sapere le cose così a prescindere. Iscrivetevi al canale sia per nuovi video sui rattini sia per tutto il resto. Da Illogical Garden è tutto, un saluto illogico a tutto il giardino. Ciao! Guardiamolo, mai un ratto da solo. Infatti noi siamo in due, perché insieme siamo più belle. Perché? Ciao Pachgle. Perché? Perché i ratti da soli stanno male e fanno colonia. Quindi... Da soli come fanno a fare colonia? Non so, non mi piaceva come l'avevo messo giù. Perché, come tutti ben sanno, la pipì del ratto puzza di ammoniaca. Quindi, se
se vogliamo tenerli belli puliti. Tutti lo sanno. Non lo so, è uscito così. È il Fluffy. Questo è il Fluffy e Fluffa. Sono della frutta e della verdura essiccata, che quindi quando vengono a farsi fare la coccolina cercano sulla mano della zia Jessica questi crocchini, questa fruttina. Cosa stai dicendo? Faranno a caso, credo che sia questo odore qui. Ilaria, ricordati di far vedere quel pezzo alla Jessica, per favore, che ovviamente vi linkiamo nell'info box. Sembravi in due per. Mi hai già velocizzato la cosa. Ovviamente vi richiamo in due per. Il classico bastoncino lanciagatti che noi usiamo per, in genere non mettiamo sopra il ratto e li facciamo fare così tipo calci in culo nelle migliori giostre, però potrebbe essere un'idea. Mettiamo sopra le rattine e facciamo è state attaccate. Potremmo fare il Logical Garden con un muflone. Chi è il muflone? Un muflone, un animale muflone. Perché con un muflone? Perché è uguale. È solo il Selective che ancora non ci fornisce Zooplus. E qui Selective, forniscici uno Zooplus. Mi sento.